In questo video vi facciamo vedere come preparare la zona di lavoro per lavorare con ArtResin. Per iniziare a usare ArtResin, il primo passo è di preparare lo spazio di lavoro e la vostra opera d'arte. Predisponete gli strumenti che vi serviranno, come per esempio alcuni sacchetti per rifiuti, sostegni per sorreggere la vostra opera, nastro adesivo da carrozzieri, una livella, un contenitore graduato, un recipiente per la mescola, un bastone per mescolare, una spatola, un pennello usa e getta, un paio di guanti usa e getta, un cannello frangibolle Artist Torch, ArtResin, ovviamente la vostra opera d'arte e uno scatolone grande abbastanza per coprirla. Prima di applicare ArtResin, assicuratevi che la vostra opera d'arte sia completamente asciutta. Se la vostra opera è su una grande tela, potreste rinforzarla sul retro con del cartone per evitare che la resina si accumuli al centro. Se la vostra opera d'arte prevede inchiostro, carta o altro che possa sbavare o saturarsi a contatto con la resina umida, vi raccomandiamo di sigillare preventivamente l'opera. Se intendete rivestire di resina i fianchi dell'opera, coprite col nastro il lato inferiore dell'opera per ricevere eventuali sgocciolii. Stendete un sacco per i rifiuti su una superficie piana, appoggiate l'opera su alcuni supporti e accertatevi che sia a livello. Ora siete pronti per il secondo passo.